Avventura dell'amuleto. SpongeBob e Patrick si stanno avventurando in un'impresa per trovare la metà mancante dell'amuleto di Atlantide. Per riuscirci devono lavorare insieme e con furbizia. Oddio, effettivamente. Oddio, il cannone! Come siamo finiti in questo pasticcio? Com'è finita così? C'è da dire che comunque i modelli di questo gioco sono abbastanza strani. Va bene l'epoca PS2, però cavolo. Ciao Patrick. Come hai fatto, SpongeBob? Wow, è facile. Bolle di sapone ultra tecnologiche di Atlantide. Adesso portano via tutti e due. Dio mio, che eccessivo. SpongeBob. Non adesso, Patrick. Questa bolla batterà tutti i record. Sì, nel momento in cui ha smesso di soffiare, credo che non si gonfierebbe più, eh. Che cosa ho fatto? Salve ragazzi, in questo livello io e Patrick esploriamo le grotte sotto Bikini Bottom. In questo livello puoi farmi girare insieme a Patrick e potrai scambiarci in qualsiasi momento. Ok. Posso usare Spat, la mia preziosa spatola, per ribaltare porte aperte e anche cannoni, o per togliere di mezzo oggetti. Patrick può usare la sua forza per lanciarmi da una parte all'altra del livello e può anche lanciare le ancore. Vabbè, allora, cambia personaggio, usa abilità, annulla abilità, d'accordo. La bolla ci ha portato in una strana e meravigliosa grotta. Ma è... una grotta! Una grotta dell'olandese volante. Speravo che la bolla ci portasse in un bar. Ma quindi non posso neanche saltare? Oh, cavolo. Puoi farcela, Patrick! E come... no, aspetta. Come vado avanti? Ah, certo, Patrick. Apparentemente senza fine. Credo che avrò bisogno... bene, lanciami oltre il dirupo. Dopodiché ti aiuterò ad attraversare utilizzando questa corda. Quale corda? Allora, aspetta. Vai. Attenzione, sotto! Ok, SpongeBob. Ehi, per fortuna abbiamo portato a spasso la signora corda oggi. Aspetta, aspetta. Il signor peso di piombo. Ma che razza di lancio è? Allora, c'hai ragione. Allora, aspetta. È particolare. È particolare, molto probabilmente prenderemo il bronzo. Attenzione, sotto! E oh! Dobbiamo esplorare queste grotte. Allora, attento a non cadere giù. No, più che altro dobbiamo fare attenzione ai fantasmi, che sicuramente ci fanno perdere tempo. Ok, io intanto recupero tutto. Vai, Patrizio. Il trucco è, se sono più oggetti da prendere, dividilo fra tutti gli oggetti e tutti i personaggi che devi fare. Ci farebbe davvero comodo in questo momento. Vabbè, però Sandy non c'è, quindi. Allora, aspetta. Prendi questa. Dio mio. Si è spaventato a morte. Così non va bene. Oh no. Riappare, vero? Divertiti, Patrick. Divertiti mica tanto. Ok, sì, riappaiono, meno male. Allora, il trucco in teoria, esatto, migliore è farsi lanciare. Cavolo. Vabbè, dai. Faccio prima ad aspettare qua. Grazie. Aspettiamo. Ehi, Patrizio. C'è nessuno? Ecco qua. 3, 2, 1. Vai. Segui. E via. Perfetto. Ok, qua abbiamo di nuovo. Ah, certo, la spatola. La spatola serve lui. Devo prima quindi tirare indietro, così. Hai detto saracinesca. E come faccio a far passare Patrick? Scusami. Via, 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 via. Patrick è pronto. Come faccio a far passare Patrick qua io allora?
Io intanto mi prendo tutto il tempo perché... Ah, aspetta. Allora, aspetta che passa. Oh, dove va lui? Ok, perfetto. Grazie, aspetta che fa il giro. Mi sa che ora tocca solamente a SpongeBob qua. Cavolo, stavo per cadere. Ecco fatto, vai. No! Lo sapevo! Non da capo, perfetto. Davide. Così, a caso. Ecco qui. E immagino che ora mi devo rifare tutto il percorso all'inverso, ora che ho la scala. Grandioso! Una scala di corda! Ora dobbiamo solo trovare l'uscita. Allora, aspetta. Pronti e via! Vediamo se mi fa fare già l'uscita. Addio, mondo crudele! Ma porca. È stato stranamente rigenerante. Ok, basta che solo uno dei due esce. L'importante è quello. In realtà non è difficile. È solo strano come meccanismo questo. Ehi, tutti questi movimenti. SpongeBob? Farei bene a cercarlo. Ah. Cos'è? Patrick! Farei bene a cercarlo. Che ah. Senti, si è infilato. Ok, non io intanto vado avanti con uno. Faccio uno alla volta, poi. Allora, aspetta. Non devo spostarlo. Non sto più nella pelle! Non devo spostarlo. Accidenti! No, a quanto pare no. Allora. Mi domando andiamo. Chi abbia lasciato qui tutti questi cannoni. Ulla madonna. Ehi amico! Allora. Resta lì! Arrivo! Sì, anche perché mi sa che SpongeBob qua. Questo cannone è puntato nella direzione sbagliata. Se mi posiziono davanti al cannone, non devo fare altro che ribaltarlo con un colpo di spada. Ecco qua. Sono pronto! Pshiu! Facciamo cambio. Attenzione. Pronto, signor cannone? Spara. Sì! Sì! Mi faccio sparare dai cannoni! Aspetta che ora tocca a SpongeBob. Stanno per spararmi. Ciao, Patrick. Dove ecco sei qua. Stato? Allora, aspetta. Ehi, SpongeBob! Eccoti! Da questa parte. Perfetto, più che altro avevo paura di beccarmi un po' più in là e di ma cadere di sotto. Cosa fare? Allora, questo lo facciamo noi. Ora facciamo SpongeBob arrivare. È pronto. Dicevo. SpongeBob è pronto. Facciamo arrivare SpongeBob da questa parte. Giriamo il cannone, lanciamo Patrick dall'altra parte. Con SpongeBob invece dovrei andare da parte a parte, immagino. Patrick. Ci penso io. Hey! Ok, esatto. Questo, allora in realtà tu potresti andare col cannone. Però se vai da questa parte giustamente ti prendi un po' di tempo extra, Patrick! Che schifo. Aguanta, terraiolo! Non ti fa. Esatto. Aguanta! Che commento Dove? È? Ho fame! Era napoletano. Uè. Allora vai SpongeBob. In volo! Perfetto. Fuoco rapporto. No. Ecco fatto, vai. Ci sono altre due un secondo per questo livello. Scendi. Ok. Sarei imbambolato. Sai che novità, è Patrick. Non sono difficili sti livelli, bisogna solo quali usare un po' il cervello. Quali tesori troveremo in queste grotte? Mm-hmm. Wow, hai ragione! Magari troveremo il pranzo o la cena. Ok, questo che cos'è? Posso ribaltare queste cose e toglierle di mezzo, proprio come con ah, ok, sono solo degli ostacoli. Le caverne infestate dai pirati. No. Non era proprio nella mia lista di cose da fare oggi. Davvero? Ecco qua. Era al secondo posto nella mia. Quindi, subito dopo questo... restare intrappolato in un'enorme bolla qua? Galleggiante. Questo Dio di nella qua. Mia spatola. Che squadra! Oh, attenzione al fantasmone. No. Forse farei bene a lavarmi le mani ora. Qualcuno prende Vai. Questo lancio! Perfetto. Fuoco rapporto. Prendi il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Vai avanti fino a domani. Perfetto. No! Come è successo? Quando è caduto? Vabbè, non importa. Per fortuna sono incredibile. Ecco qua. Non sapevo che sotto Bikini Bottom esistesse un gigantesco labirinto di grotte infestate dai pirati. Annulla. Sì, lo so, è davvero assurdo. Lascia giù SpongeBob. Cos'è un labirinto? Vai. Yeah! Ecco qua, SpongeBob grazie. È pronto.
No, no. È decisamente perché si è girato. Dicevo, perché devo girarlo? Ecco, fatto questo, dobbiamo girarlo di sicuro. Giro. Questo cannone mi può riportare nel punto da cui sono arrivato. Esatto, meno male che me l'hai detto. Anche perché tanto in realtà non ci serve. Noi dobbiamo andare da questa parte. È più pesante di una bolletta. Dico, che cosa abbiamo invece? Spero più che altro. Sai che mi sa di sì invece. Mi sa che dovevo lanciare prima Patrick. Cazzone. No. Ogni volta che vediamo un cannone dobbiamo lanciare sempre prima Patrick. Abbiamo perso tempo inutilmente qua. Sa se uno di questi pirati fantasma ha un panino. Ho fame. Ti ricordi cosa è successo l'ultima volta che uno dei tuoi panini è stato posseduto? Purtroppo questo giro abbiamo perso del tempo inutilmente. Ce la potrei fare, ma mi sa che abbiamo perso tempo. Attenzione. Allora, di qua vai. No. Dall'altro lato. Perfetto, seguilo. Prendiamo tutto. Bravissimo. Prendiamo SpongeBob. Lo lanciamo da... Ecco turno, Patrick. Questa... No, dall'altra parte. Ho sbagliato. Cuoco a rapporto. Ehi. C'è nessuno? Perfetto. Per fortuna oggi ho messo le mie mutande portafortuna. Quindi ora dobbiamo speciale. Dobbiamo girare con SpongeBob da questa parte. Biancheria super speciale portafortuna. Allora aspetta. Perfetto. Ok. Quindi allora questo di qua. Considera l'oggetto ribaltato. Questo di qua. Vai. Ancora uno ribaltato. Perfetto ribaltato. Questo di qua. Questo. Purtroppo abbiamo perso troppo tempo. Questo di qua. Lanciamo SpongeBob. Perfetto. È il tuo turno, SpongeBob. Va bene. SpongeBob eroico, pronto. Vai. Perfetto. Via. Oddio, mondo crudele. Comunque dura un sacco di tempo sta roba. Stranamente rigenerato. No. Colpa mia. Allora, vai Patrick. Aspettiamo, vai. Perfetto. Intanto che quello si ricarica. Vai. Perfetto. Attenzione, vai. Aspetta che si ricarica. Fa passare il quello. Ok. Ok, vai. Quest'ora potrei essere capitano della mia nave fantasma. E invece sei un fantasma morto. Ecco ora fatto. Ci resta che trovare l'uscita. E sai come faremo a trovare l'uscita? Tu rimani lì e mandiamo Patrick. Non contava. Allora aspettiamo il fantasma. Ha ragione. Ed ecco fatto. Uscita trovata. In meno di un minuto. È particolare questo gioco. È veramente particolare. Vediamo se mantiene lo stesso pattern dei tre livelli a botta. No, ce n'è ancora. Ok. Va bene, io proseguo. Dunque, SpongeBob è lì e Patrick è qua. Siamo di nuovo separati. Sembra che dovrò proseguire da solo. E come... cosa fai tu con l'ancora? SpongeBob non è qui per aiutarmi ad attraversare. Lo stesso... Potrei provare a lanciare quest'ancora. È l'alternativa all'ancora, in sostanza. È l'alternativa a SpongeBob. Attenzione, va bene. Sotto! Perfetto. Oh, davanti! O di lato! Non troppo. Serve. Se solo ci fosse qualcosa laggiù a cui agganciare l'ancora. Sì, credo proprio che sappiamo già. Panico, paura! Ecco qua. A cosa dovremmo lanciare quell'ancora? Guarda, un'altra cosa che posso ribaltare con la mia spada. Io intanto proseguo ancora un pezzettino. Un cannone. Sai che mi sa... Ah no, beh, in realtà è giusto. Perfetto. Vai. Oggetto ribaltato. Ecco qua. Qualche bel tappeto e magari qualche pianta. Aspetta. Per questo posto. Giriamolo di nuovo. Delle lava lamp. Delle lava lamp. Ok, vai di nuovo Patrizio. Perfetto. L'ancora ci conviene portarla? Forse pepite di cioccolato. Secondo me non serve però. Per 1.007. No, non serve. Mi dispiace, ti devo
abbandonare, sei stata incredibilmente utile, ma sei stata sostituita. Magari arrivano fino al centro della terra. Perfetto, attenzione. Sarebbe facciamo passare. Oh, un pirata fantasma! Il pirata, facciamo passare. Questi movimenti mi sembrano un po' traballanti. Lo so. Ecco qua, vai. Ehi, guarda! Un'altra ancora! Ma sono ovunque qua giù! Magari questo è il nascondiglio del temibile pirata Barbancora! Barbancora! Non so perché, ma mi aspettavo una battuta del genere. Ecco qua. I carrelli delle miniere sono grandiosi! Mi piacerebbe provarne uno! Io dove devo andare? Scusa, ma perché non mi ha preso l'orologio lì? Che scemo! Non era lì che dovevo. Allora, aspetta il fantasma. Non era lì che siamo arrivati noi. Ok. Inverti la rotta, farabutto. Per farabutto. Patrick, pronto. Dai. Allora, fai passare il fantasma. Sono sicuro di aver lasciato una bottiglia di succo. Una bottiglia di succo. Vola verso la libertà. Perfetto, aspetta. Gira. Più che altro perché penso possa esserci utile. Magari no, Ok, qua in realtà mi sa che esatto, arriviamo alla fine del livello. Vai, 8 secondi. Vai. Perfetto. Questi pirati non sono di grande spessore. No, e dai, aveva già fatto l'animazione. Dovevo essere passato. Bugia questa. Vai. Salsa tartara. Ma scusami, SpongeBob, pronto! Ma io vado di qua apposta, è scemo lui che prima non è andato dove doveva. Ok. Abbiamo perso dei secondi per nulla. Sì, bravo. Livello finito. Non sembra ancora, che le grotte scendono più in profondità. Questo deve essere il livello più basso. Meno male. Il nostro viaggio volge al suo termine ormai. Avanti! Allora, qua abbiamo... Forse farei bene a tenerlo. Beh, direi di sì. Mi sa che è il pezzo dell'amuleto? Sì. Allora, aspetta. Intanto facciamo andare SpongeBob. Oppala. Dunque, vai. Un altro ribaltamento. Perfetto. Ancora uno. Vai, Spat. Perfetto. Sembra prezioso. Forse dovremmo portarlo con noi. Direi di sì. Allora, prendilo. Bravissimo. Vai da questo lato. Preso. Panico! E paura! Dai, bravissimo. Come faccio ad andare da quella parte? Pronti e via! Mi sa che adesso dobbiamo arrivare di là con Patrizio. Con Patrizio poi lanciamo SpongeBob. Giusto? È molto probabile. Allora, questa mi sa che ci fa arrivare di là. Esatto, grazie. Lo rilanciamo di nuovo. Pietro Baldi, che grande che è in ste cose. Mamma mia, alla ricerca del mio amico. Vai. Ecco qua. E con questo siamo arrivati. Dov'è Sponge Bro? Vai. Perfetto. Ora essere capitano della mia nave fantasma. E invece sei morto. No. Di... Ancora. E che palle. Oh. Vai SpongeBob. Troppo. No. Vai. Ancora, ma che vai di là? Ma che razza di là? Ma perché non vai? A quest'ora potrei essere capitano della mia nave. Ma perché non va dall'altra parte? Non capisco. Oh. E che cavolo. È più pesante di una bolletta. Ok, tocca a te. Sono sicuro di aver lasciato una bottiglia di succo da questa. Vai. Ancora una. Perfetto. Sì che ci sei. Il problema è le animazioni che non vanno. Vai dall'altra parte. Questo è un ottimo esercizio per rigirare il patty. No, dalla... Questo. Vai. Solo il conte di ribaltone potrebbe ribaltare gli oggetti meglio di me. Il conte di ribaltone. Ecco qua. Lanciamo SpongeBob. Ecco fatto, grazie. Aspetta, vieni più in qua. Tu vai. No, dall'altra parte. Ecco qua. Sai cosa vorrei adesso? Sentiamo. Un panino? No, un nano da giardino. Aspetta,
Un pugno in un occhio! Oh, è troppo difficile. No! Ci rinuncio! Ok. Corbezzoli. Vai. Vola, ok, perfetto. Allora, qua tocca a SpongeBob andare dall'altra parte. Ok. Mentre Patrick deve andare dall'altra parte. Di nuovo. Un altro di quei cosi luccicanti. Sì, e tu intanto prosegui da questa parte. Ecco qua. Allora, prima prendiamo il timer, che è meglio per noi. Vai. Ora ribalti questo. Sono sicuro di aver... Vai. Con questo cannone dovrei essere in grado di liberarti. Lanciati da quella parte. Vai, 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 vai. Sembra che i pezzi si congiungano. Sì, esatto, ce ne manca solo uno. Ora, in teoria non credo ci serva, però meglio controllare per sicurezza. Mettiamo, Patrizio, questo di qua. Noi torniamo da questa parte. Ecco fatto. Vai, Patrick. Attenzione al fantasma, vai. No. Va bene, grazie. Dunque, no, da questo... Allora, dobbiamo andare di nuovo di là anche con SpongeBob. Fantastico. Abbiamo fatto il giro inutilmente, grazie. Però prima non si era flippato o ho visto io male? Va bene, non importa. Lei è stato ribaltato. Ecco qua. Vabbè, in realtà sai che non mi serve forse il cannone. È il tuo turno, Patrick. No, mi serve. Niente, scherzavo. SpongeBob, è pronto. Giralo. Perfetto. Questi cannoni potrebbero utilizzare un meccanismo di ribaltamento. Sì. Ecco qua. Poi ribaltalo di nuovo. Signor cannone, sto giro mi sa che abbiamo... No. Abbiamo perso un po' troppo tempo. Visto? Te l'avevo detto che ce l'avremmo fatta alla fine. Basta lavorare in squadra. Esatto. Aspetta, prende il pezzo che sicuramente finisce il tempo. Esatto. Mettendo insieme quei cosi luccicanti che abbiamo raccolto, si ottiene un... Un grande coso luccicante! Via, 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 via! Padre, che è pronto! Ecco qua. Cos'è SpongeBob? Una specie di amuleto. Sembra molto antico. Non saprei, amico, ma c'è una scritta. Dice Antide. Antide? Deve essere Squarepantide! Deve appartenere ai tuoi avi! Portiamolo al museo di Bikini Bottom. Sapranno di cosa si tratta. Eh sì. Evviva il museo! Devo mettere i pantaloncini in valigia. Un attimo, ma li ho addosso. Andiamo! Secondo me ci abbiamo messo troppo e ci dà di nuovo l'argento. Vediamo. 3 minuti e 13. L'ultima area ha chiesto troppo tempo. Wow, questa giornata è stata segnata dai tesori. Lo so. Ne sarà lieto. Purtroppo ha richiesto troppo tempo la seconda area. L'ultima area. Variazione del livello 1. Schiaccia e prendi. Ok, devo prenderli per forza le cose a quanto pare, quindi. La prossima è... Commento... Va bene, ci sono anche i commenti dei livelli.